Bentornati a Buone Cose, oggi vi portiamo a scuola perché la professoressa Maura Zini, benvenuta a Buone Cose, dirigente scolastico di una scuola molto molto particolare. Allora, io so che il signor Lazzaro Spallanzani a suo tempo, 1700 più o meno, no? Ha capito che non c'era la, come si chiamava, la generazione spontanea, no? Cioè che non è che dal nulla nasceva qualcosa. Questo applicato anche all'agricoltura. Forse è proprio per questo che l'istituto che dirige la professoressa Maura Zini è l'istituto Lazzaro Spallanzani. È una delle persone più insigni della nostra regione, degli scienziati. L'istituto Spallanzani si chiama Spallanzani proprio in suo onore. Certo. Come anche il ben noto istituto Spallanzani di Roma. È vero, è vero. Tra l'altro originario di Reggio Emilia, quindi proprio. Esatto. Noi invece qui ci troviamo a Castelfranco Emilia, dove c'è una delle sedi dell'istituto Spallanzani. Certo. E che istituto è il suo? Un istituto che nasce come professionale agrario nel 1932, si arricchisce del professionale enogastronomico nel 2011 e di un tecnico agrario, produzioni, trasformazioni e viticoltura, enologia, attorno agli anni 2000. Ma che differenza c'è tra il professionale e il tecnico? Allora, il professionale sviluppa, diciamo, abilità e competenze. Okay. Il tecnico sviluppa abilità e competenze e anche capacità di controllo, di gestione. Uh-huh. Quindi, diciamo, il professionale forma studenti che diventeranno operatori di un'azienda agraria, il tecnico coloro che la dovranno gestire. Ok. Le faccio questa domanda che può sembrare un po' cattiva, ma probabilmente quello che si chiedono anche a casa. Vabbè, una scuola professionale, cosa vuoi che sia? Oggi si lavora con le app, si lavora con internet, si lavora con... Invece ne abbiamo bisogno. Assolutamente sì, nel senso, sembra che io porti acqua al mio mulino, ma oggi come oggi, nel pieno della crisi climatica ambientale, e le occupazioni che sono più, diciamo così, coerenti e cogenti nella trasformazione economica e digitale sono quelle occupazioni che hanno a che fare con l'agricoltura e l'alimentazione. Certo. Perché l'agricoltura deve riappropriarsi di quella che è una cultura più rispettosa dell'ambiente, ma anche utilizzare nuove tecnologie che sono oggi una chiave per poter risolvere in modo veloce i problemi ambientali anche nel settore agricolo. Mm-hmm. E l'alimentazione è uno dei problemi clou del futuro, perché noi fra 10 anni saremo oltre 10 milioni, quindi noi dobbiamo davvero fare una riflessione seria sulla cucina e l'alimentazione del futuro. Prof, noi abbiamo detto che qui siamo nella sede di Castelfranco Emilia, perché ne avete anche altre. Montombraro e Vignola, okay. Esattamente. Sì, vicino all'Appennino Modena, abbiamo zona una nella pedemontana, sì. E una nella in montagna. Certo. Ci manca quella al mare, ma insomma. Fra un po', insomma, dai. E che cosa si fa in queste allora, sedi? Allora, qui abbiamo il professionale agrario, quindi okay. Due sedi di professionale agrario. Sì. Lei parlava anche appunto di finalizzare queste produzioni. La vision che abbiamo scelto per condurci nel prossimo triennio è siamo scuola, uh-huh. Il futuro verso la sostenibilità. Siamo è perché vogliamo, non solo amiamo, è il gioco di parole che amiamo la scuola, ma perché vogliamo essere scuola. Crediamo che una formazione a tutto tondo, che parta dalla terra e arrivi alla tavola in cucina, sia la chiave di lettura per poter fornire delle competenze sistemiche ai nostri studenti, cioè gli studenti devono crescere con la consapevolezza che se producono un prodotto sano, quel prodotto sarà meglio cucinato in cucina, avrà un gusto di un certo tipo, avrà una resa di un certo tipo, sarà nutriente. Altrettanto, come abbiamo fatto a ottenere quei prodotti, quindi quale tipo di agricoltura abbiamo messo in atto, cosa si deve fare per ottenere un prodotto che sia in cucina migliore. Sì. Quindi la nostra preoccupazione è quella di dare una formazione specifica, ma anche di sistema, di filiera. Certo. Allora, prodotti che dalla terra arrivano in cucina, dove vengono trasformati, ma poi devono anche essere portati nella maniera giusta al tavolo dove noi sediamo, e quando magari entriamo in un ristorante o in una struttura che ci ospita dobbiamo essere accolti anche in un certo modo. Proseguiamo proprio da qui la nostra visita all'Istituto Spallanzani. Ho scelto questa scuola per più ragioni. La principale è quella per la passione appunto per questo mestiere, per la cucina, che è nata fin da quando ero bambino,
che me l'ha trasmessa principalmente i miei nonni, sia mio nonno che mia nonna, quindi vederle stendere la sfoglia, preparare le lasagne, le rosette, il profumo, i profumi che uscivano dalla cucina mi hanno sempre appassionato, quindi questo è il motivo per cui ho scelto questa scuola, insomma, per portare avanti questa tradizione. Ho scelto questa scuola perché da piccola ho sempre visto i baristi oppure i camerieri fare un lavoro interessante. Io tutte le volte li guardavo e dicevo wow, questo qua è proprio un lavoro secondo me che uno si diverte, trova delle persone particolari, quindi scopre nuove persone, come reagiscono, come si comportano. Sì, bisogna possedere molte doti empatiche, bisogna essere cordiali, estroversi e molto 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 gentili. Bisogna essere molto disponibili. E io ho scelto principalmente questo settore perché sono una persona molto molto sensibile, molto empatica e cerco sempre di rendermi utile nei confronti del prossimo. Beh, insomma, belli decisi e con le idee chiare questi ragazzi. Vi presento allora il professor Gabriele Vadruccio, benvenuto a Buone Cose, prof. Grazie. Okay. La chiamano così anche i suoi ragazzi, no? Sì, mi chiamano chef quando sono in cucina e prof se sono in classe. Ma... Di che cosa si occupa lei innanzitutto? Allora, io sono un collaboratore della dirigente, sì? Nello specifico sono il referente dell'indirizzo enogastronomico e il mio ruolo nella scuola è, oltre a quello di essere un docente di cucina, è occuparmi un po' dell'organizzazione dell'indirizzo enogastronomico a 360 gradi. Ok, allora io spesso e volentieri dico e ricordo anche a chi ci segue da casa che noi non facciamo show cooking, no. Perché ci sono già, insomma, i programmi che lo fanno e non vogliamo essere più bravi di loro, diciamo così. Noi raccontiamo però le storie delle brave persone che fanno le buone cose e in questo caso dei bravi studenti che imparano a fare tante buone cose. L'indirizzo enogastronomico nasce sulla scia dell'indirizzo agrario, no? Sì. L'Istituto Spallanzani nasce come indirizzo agrario e l'indirizzo enogastronomico arriva a completamento di un percorso che vede appunto i prodotti della terra che si trasformano in qualcosa di buono che arrivano poi a tavola dai clienti. I nostri studenti sono motivati soprattutto dalla loro storia, dalla passione che hanno portato qui da noi nelle classi a seguito delle conoscenze ricevute anche dai nonni, certo. Dalle nonne o insomma da altri parenti che lavorano nel settore della ristorazione. Come alcuni ci hanno testimoniato, appunto. Esatto. Nella nostra scuola attualmente prendiamo in considerazione sia la cucina tradizionale, oggi sono stati realizzati dei tortellini tipici, sì, di Castelfranco, anche la cucina innovativa, abbiamo fatto vedere un risotto con le bietole e con le nocciole tostate, sì, enogastronomia, perché oltre a cucina e pasticceria abbiamo anche tutto il settore della sala bar e vendita e dell'accoglienza turistica. Certo. Io direi che a differenza di una scuola classica, no, dove si studia e si studia, da noi si studia e si lavora anche, quindi di fatto raddoppia la mole, l'impegno che bisogna mettere per portare, per raggiungere un obiettivo, che uh-huh, spesso è oggetto di valutazione di una terza persona e quindi di un cliente, che non mente di fatto, perché se si sbaglia, lei saprà benissimo che i clienti non sono tanto teneri quando vanno al ristorante piuttosto che... Ecco, noi sin dall'inizio, dal primo anno, ai nostri studenti insegniamo ad avere cura di loro stessi per prima, cura di tutto ciò che manipolano, quindi degli alimenti, e cura del cliente che è l'ultima persona che poi riceve quello che loro creano, ripeto, sia come prodotto e piatto, sia come servizio. Certo. Senta, poi è bello anche questo discorso davvero concreto della realizzazione dei piatti a chilometro zero, perché qui all'interno dello Spallanzani a Castelfranco Emilia, ma anche insomma nelle altre sedi della scuola, negli altri centri di produzione, avete una stalla, è davvero tutto non a chilometro ma a metro zero, metro di zero. Fatto, perché le vostre materie prime sono quelle che altri studenti imparano a coltivare, ad allevare. Metro zero, detto benissimo. Tra l'altro negli ultimi anni abbiamo cercato sempre di più di integrare l'indirizzo agrario alberghiero proprio come lavorazione che coinvolge gli studenti. È sempre più semplice vedere gli studenti dell'indirizzo enogastronomico in serra a raccogliere delle erbe aromatiche piuttosto che a fare domande ai tecnici dell'agrario per capire la crescita, la nascita, il taglio di una pianta, come effettuarlo piuttosto che no. Così come è semplice vedere i ragazzi di accoglienza turistica che quindi si prodigano per spiegare ai turisti
turisti americani che vengono a trovarci, il racconto dei prodotti, da dove derivano, dalla nostra sì. stalla, dal latte, la realizzazione del parmigiano, dell'aceto balsamico, quindi quello che raccontano lo vedono e lo fanno, non è inventato, non è nuovo, non è, cioè, è reale. Ecco, non è fantastico. Ecco. Allora, visto che a noi questa visita è piaciuta davvero tanto e abbiamo raccolto davvero tante immagini delle vostre produzioni, delle vostre realizzazioni, oggi ci siamo concentrati sulla cucina, sulla sala, sull'accoglienza, ok? Torneremo a raccontare tanti altri aspetti della vostra scuola. Vi ospitiamo okay? volentieri. Benissimo. Tornate allora, quando volete. Professore, noi intanto siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi io la ringrazio insieme alla dirigente, alla preside, per averci ospitato in questo nostro primo appuntamento qui da voi allo Spallanzani, sede di Castelfranco Emilia in provincia di Modena. Grazie ancora professore, grazie a voi per averci seguito e come sempre le buone cose tornano fra una settimana.